durante gli scavi nei luoghi sacri di un'antica città, due giovani archeologi, Derek e Margo, insieme al loro giovane amico Moki, si trovarono improvvisamente inghiottiti dalla terra. Quando la nuvola di polvere si posò, si ritrovarono in una sala gigantesca piena di grandiosi resti e oggetti di un'altra civiltà. E lì, in fondo alla caverna, una porta con una scritta misteriosa. Tutti coloro che varcheranno questa porta attraverseranno il tempo. Ho deciso di punire tutti gli uomini perché la terra è piena di violenza e corruzione. E per questo motivo distruggerò tutto ciò che c'è sulla terra. E così, poiché la cattiveria dilagava ormai dappertutto, il genere umano si era condannato con le proprie mani all'estinzione. Fra tutti gli uomini, solo Noè e la sua famiglia si erano mantenuti buoni ed onesti. Così, Dio gli ordinò di costruire un'arca, in modo che solo essi potessero sopravvivere. Hai sentito? Sono soltanto i picchi. È come se qualcuno costruisse qualcosa. Andiamo a vedere. Vieni, Moki. Stavo facendo un sogno fantastico, una colazione astronomica con meringa e cioccolata. Forse stanno costruendo una casa. Andate voi. E se c'è una casa, c'è anche una cucina. E se c'è la cucina, c'è da mangiare. Mangiare? Allora che cosa aspettiamo? Wow! Ma quella è una reggia! Ma che razza di casa è quella? È rotonda e con il tetto in giù. Ma non è una casa, è una barca. Non avete ancora capito di che si tratta. Quello è Noè che costruisce l'arca. Hai ragione, quella è un'arca. Su, forza, dobbiamo andare laggiù. Perché tanto entusiasmo? Che cos'è un'arca? Oh! Spingete, tutti insieme! Non temete, ci sono qua io. Ti sei fatta male? No, per un pelo. Questi ragazzi hanno evitato che quelle travi mi cadessero addosso. È stata colpa di un masso che è franato. O forse è stato spinto. Io e mia moglie vi ringraziamo. È il minimo che potessimo fare. Per fortuna che siamo arrivati in tempo. Ma perché volevano farvi del male? E i nostri vicini pensano che siamo pazzi a costruire un'arca. Forse perché siete in pochi. Sì, siamo solo in otto. Io, mia moglie e i nostri tre figli Cam, Sem e Japhet e le loro mogli. Ma obbediamo al volere di Dio. Io sono Margo, lui è Derek e lui è Moki. E se vi aiutassimo, a noi piacerebbe. Siate i benvenuti, ma vi avverto che c'è un sacco di lavoro da fare. Ecco, io sono allergico al lavoro. Ci resta poco tempo prima che le gigantesche inondazioni spazzino via tutto. Inondazioni? Mettiamoci al lavoro, prima finiamo e meglio è. Thank you.
Chi sono? I nostri bravi vicini che ci fanno i soliti scherzi. Un giorno se ne pentiranno. Bene, bene, bene. E questa che sarebbe? È gigantesca! Deve essere una stalla! È vero, una stalla! E Noè è l'asino più grosso di tutti! Occupatevi degli affari vostri e lasciateci in pace! Eccolo che arriva! Un inchino, per favore, al re degli asini! Pietà di noi, Sire! Siamo solo dei poveri contadini ignoranti! Ma dici, dove credi di farla navigare, quella stalla? Sulla brina! Dio ci ha avvertiti, si scatenerà il diluvio. Se è così, non avrai bisogno di una barca, Noè. La tua testa è così vuota da tenerti a galla. Non possono insultarti in questo modo. No, Japheth, se ne vanno. Ma ritorneranno a darci ancora fastidio. Non rivolgere loro la tua ira, ma le tue preghiere, figliuolo, perché sono tutti destinati ad annegare. Come sarebbe ad annegare? Oh, no! Non immaginavo che sarebbe venuta così grande. È grande come un transatlantico. Però manca la cosa più importante. Un oceano. Ma non hai sentito, Noè? Verrà giù un diluvio. Certo che dovrà piovere un sacco perché l'acqua arrivi fin qua sulle montagne. Scenderà moltissima acqua. Più di quanta se ne sia mai vista sulla Terra. E se per caso non fosse così? Quei signori rideranno per sempre di voi. Sì, sono dei vicini davvero invadenti. Che cosa ci fai tu qui? Vieni a darci fastidio anche tu come gli altri. Ehi! Io sono vostro amico, non ricordate? Io considero meraviglioso quello che voi ragazzi state facendo per vostro padre. Davvero fantastico, forza, vi aiuto. E che cosa vuoi da noi? Io? Ma io non voglio niente da voi. Ah, sì, invece c'è qualcosa che vorrei dirvi. Cosa avete fatto per voi stessi e per le vostre mogli? Vi siete dedicati completamente ad aiutare Noè e non avete costruito niente per il vostro futuro. Non avete un pezzo di terra, del bestiame, così non potrete mantenere le vostre famiglie. Non mi sembra una cosa normale per dei giovani come voi. Ma l'arca è più importante. Ah, sì, sì, sì. Ma supponiamo, è solo un'ipotesi, che non venga a piovere. Voi e le vostre mogli non avrete un bel niente. Noi obbediamo a nostro padre. Io ho un'idea. Questo è un legname di qualità. Potreste barattarlo in cambio di un pezzo di terra o di qualche bestia. Barattare il legname? Ma sì, pensateci e fatemi sapere entro domani. Le vostre mogli hanno diritto a una vita decente. La risposta è no. Secondo me fai un errore. Siete delle teste di rapa. Spero che voi e quel pazzo di vostro padre vi rompiate tutti il collo su quella stupida barca. Siete tutti dei matti. Questa è l'ultima asse, padre. A te l'onore. Questa grande arca ordinata da Dio, costruita da uomini e donne, è ormai terminata. E per finire, dobbiamo riunire e portare a bordo una copia di ogni creatura vivente sulla Terra. Elefanti? Questi sono elefanti, non è vero? Due cervi. Oh, non è adorabile questa cerviatta. Tornerò da voi più tardi per assegnarvi una buona sistemazione. Due cani. Oh, due pulci. Thank you.
una gobba. Eh? Ah, due gobbe. Assicuratevi che tutti gli animali abbiano un posticino comodo, perché domani arrivano le grandi piogge. Come domani? Se lo dice lui. Domani pioverà. Forza, forza, o perderete la nave. Brave, su. Su, allungate il passo. Ci penso io. Ehi, guardate, le piaccio. Dovrò pensare un nome da darle. Che ne dite di... Dolores? Che ti succede, Derek? Hai guardato il cielo stamattina? Non c'è una sola nuvola. E secondo quello che dice Noè, il diluvio deve iniziare oggi. Forse pioverà nel pomeriggio. Speriamo, per il bene di Noè, ma per tutti gli altri là fuori, sarà la fine. Questa porta è bella pesante. Bisognerà trovare un modo per chiuderla. Com'è il tempo oggi? Con la vecchiaia ho perso un po' la vista. È buono, padre. Ci sono delle nuvole nere di pioggia all'orizzonte, vero? No, non ci sono nuvole. Neanche una. Padre, anche se non verrà a piovere, abbiamo sempre tutto questo buon legname, non ti pare? La pioggia verrà. Sei ancora qui, Noè! Temevamo avessi già salpato durante la notte prima che ti potessimo dire addio! È meglio che entri, Noè! Le onde sono alte! Se davvero credi che l'acqua arriverà fin quassù, sei un rimbambito! Ehi, Noè! Quante altre scimmie hai in quel tuo zoo? Non dategli retta, il diluvio comincerà oggi. Ne sono più che certo. Certo che pioverà. Gliel'ha detto Iddio. Ma supponiamo che nostro padre abbia capito male, in tutta buona fede. È stato talmente umiliato dalla cattiveria dei suoi vicini. Forse è tutto frutto della sua immaginazione. No, Cam, io ci credo. Ma dove sono le nuvole di pioggia, Noè? Io dico che ti sei sbagliato, Noè. Il tuo dio non ci farà morire affogati, anzi ci farà venire una bella insolazione. Con questa catasta di legno e quegli animali si farebbe una bella grigliata. Forza, diamogli fuoco! Non possono farlo. Non esserne troppo sicura. Guardate, la porta si sta chiudendo. Questa è la mano di Dio. Andiamo a tirarli fuori di lì! Non possiamo! Stanno chiudendo la porta! Non riusciremo mai a sfondarla! Ma possiamo sempre appiccare il fuoco a questo barcone! Incendiamolo! Diamogli fuoco, su! Aveva ragione! Ma non è niente, è solo una nuvola di passaggio! Non è niente, andiamo! Padre, devo riconoscere una cosa. In certi momenti ho dubitato. Lo so, figliuolo mio. È stata una prova di fede per tutti noi, anche per me. Quanto durerà il diluvio? 40 giorni e 40 notti. Andate ora e tranquillizzate gli animali. Stiamo per affrontare il più terribile dei temporali nella storia di tutto il creato. Ehi, ma dove stai andando? Il bello deve ancora iniziare. Tireremo fuori quel vecchio pazzo e vedrai. No, aveva ragione. Affogheremo tutti. Ma è solo una pioggerella di passaggio. Tornate indietro, tutti. Tornate qui, non è niente. Il dio di Noè non esiste, è una fandonia. Su, non c'è niente di cui temere, sapete. Grazie, ne avevo bisogno.
È solo un piccolo tuono. Adesso non rideranno più di noi. Non essere vendicativo, figliuolo. La loro condotta è stata la causa della loro distruzione, ma io li compiango e prego per loro. No! Aiuto! Le onde stanno per raggiungerci. Avvertilo tutti di tenersi pronti. Tenetevi forte! Si salpa! Oh, se solo potessi addormentarmi e risvegliarmi quando sarà tutto finito! Non ridere, King Kong. Faresti meglio ad aiutarmi se non vuoi farti una bella nuotata. Va bene, ora tocca a te, amico mio. Ero sicuro che quel corno doveva pur servire a qualcosa. Guarda, la cerbiatta si è fatta male alla zampa. Ci serve una stecca. Andrò a cercare una sicella e delle bende. Presto, è terrorizzata. Non avere paura, ti tengo io. Ottimo lavoro, amici. Ricordatemi di darvi una porzione extra di biada stanotte, se sopravviviamo fino ad allora. Così dovrebbe andare. Dimmi, dove sono le scialuppe di salvataggio? Che cosa sono le scialuppe? Temevo che avresti risposto così. Ci sono ancora delle falle aperte, Yafet, e l'acqua è arrivata molto in alto, là fuori. Abbiamo cominciato a buttare fuori l'acqua, Derek ha un paio di amici molto volenterosi. Che ne pensi? Io penso che la zampa guarirà grazie a te. Se soltanto smettesse di piovere, guarirebbe più in fretta, o almeno non urterebbe contro il legno. Non preoccuparti, non durerà ancora per molto. Dov'è il piccolo Moki? Non l'ho più visto in giro. L'ultima volta che l'ho visto stava portando delle travi nella dispensa. Forse sta costruendo delle mensole. Saranno contenti che qualcuno abbia costruito una scialuppa di salvataggio. Moki, sveglia. La scialuppa affonda! Aiuto! Aiuto! No, scusa, che cosa c'è, Derek? C'è qualcosa di strano nell'aria. Lo senti? No, io non sento niente. Ecco che cosa c'è. Ehi, venite tutti, il diluvio è finito! È tutto tranquillo. Oh, che vista stupenda! Potrebbe essere anche meglio. E come? Se soltanto potessi scorgere un pezzettino di terra. Tutto andrà meglio ora che è tornata la calma. Ma temo che non sapremo se è guarita finché non raggiungeremo la terraferma. Solo allora potremo vedere se riesce a camminare. Quando pensi che potremo scendere? Questo dovremmo chiederlo a Noè. Le riserve di cibo stanno finendo. Quanto mancherà lo sbarco? Quanto tempo dovremo aspettare ancora, padre? Io non lo so. Ma Dio non te l'ha detto? No, bisogna attendere. Io non intendo più salire e scendere da quella scala per vedere fuori. Basta! Bene. Mi avete fatto salire ogni 2 secondi. Ora basta, finito! Hai un bel caratterino, tu, eh? Dopotutto, non è stando lassù che la terra apparirà prima, giusto? Pentola guardata non bolle mai. Farò il lavoro che mi spetta, ma non ho più intenzione di salire sulla scala, mai più! Ci serve altra acqua! Ho capito, vai di sopra e dai un'occhiata. Non sarebbe giusto nei tuoi confronti. Ancora niente. Come al solito. Non disperate. Di certo il buon Dio non ci avrebbe salvati dal diluvio per farci morire proprio adesso.
libererò questo corvo. Se non ritorna più, vorrà dire che ha trovato un luogo dove appollaiarsi e quindi che c'è la terra là fuori. Non pensavo che si potesse sentire così tanto la nostalgia della terra. Continuo a sperare di trovare sabbia negli spinaci. Sono sicura che c'è la terra là fuori. Vedrai, quel corvo non tornerà mai più. Speriamolo, ma torniamo agli spinaci. Forse la colomba che hai liberato oggi ha trovato la terra. Forse, ma la colomba della scorsa settimana non l'ha trovata e la biada per gli animali sta per finire. Dovremo fare qualcosa. Vuoi dire che dobbiamo nutrirne alcuni e far morire tutti gli altri? Può darsi. Secondo me gli elefanti dovranno essere eliminati per primi. Mangiano troppo. No, gli elefanti no. Sono delle creature meravigliose. Sono tutti meravigliosi. Forse sarebbe più umano uccidere gli animali subito, piuttosto che lasciarli morire di fame, non credi, padre? Sarebbe meno doloroso, ma non posso credere che Dio voglia veder morire una sola delle sue creature. Cominciamo subito. Credo che gli animali più grossi saranno i primi. Ho portato un ramo di olivo, un ramo fresco di olivo. È un segno di Dio, c'è la terra! E la speranza. Devo mostrare questo agli altri. Tutti gli animali devono ringraziare la piccola colomba. È passata un'intera settimana da quando la colomba ha portato il ramo d'olivo. E ieri la colomba non è tornata affatto, quindi ci deve essere la terra. Forse la colomba è caduta in acqua, perché io sono certa che là fuori c'è solo acqua e basta. Ti ringraziamo, oh Signore, per la tua misericordia. E ti preghiamo di mostrarci la nuova terra libera dalla cattiveria. E se ci credi degni di camminare di nuovo sulla terra, ti giuriamo di essere i tuoi fedeli servitori. Amen. Ci siamo finalmente posati sulla terraferma, Noè. Dio ha ascoltato le nostre preghiere. Ti ammiro molto, Moki. Tu non ti sei lasciato impressionare da quel diluvio neanche un po'. Beh, faccio quello che posso. E la scialuppa, dimmi un po' per chi era. Ah, beh, ecco, io avevo pensato che avrebbe potuto esserci utile. E sai, così giusto nel caso che uno di voi avesse avuto paura. Oh, sì, più che naturale. Eccola, arriva! Cammina! Su, forza, dai, puoi fare di meglio. Bene, così va molto meglio. Continua, stai andando bene. E cerca di fare tanti piccoli adorabili cerviati come te. Siete sicuri che non vi serve niente? No, stiamo benone. Grazie di tutto, Sam. Anche a voi, arrivederci, Moki. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, Sam. Ora ringraziamo il Signore che regna sulla terra e sui mari e che ci ha salvati. Oh, Noè, guarda. Un segno. Preghiamo il Signore. E Dio fece apparire un arcobaleno nel cielo e disse: questo segno è la promessa che mai più ci sarà un altro diluvio universale. Da oggi, quando un arcobaleno apparirà nel cielo, gli uomini dovranno ricordare questo patto indissolubile fra me e tutte le creature viventi.